boh, che vi devo dire a me questo Lorenzo Riccardi? Piaceva, mi riferisco ovviamente al corteggiatore di Ludovica Valli, anzi ex corteggiatore a questo punto. Mi piaceva perché, mi dispiace dirlo, ma nel piattume generale di questo trono, Lorenzo Riccardi oltre ad essere un bellissimo ragazzo era anche quello che movimentava un po' le situazioni e oltretutto aveva delle uscite assolutamente diverventi, forse un po' eccessive talune volte, ma una risata ve la tirava fuori sempre, e si capiva chiaramente che fuori ha una vita abbastanza movimentata. Ora ve la dico tutta, non capisco come mai l'abbia eliminato. Prima segnalazioni su segnalazioni, dopo l'eliminazione, perché? Fatto sta che Lorenzo Riccardi è sempre stato insofferente a queste strane segnalazioni e i suoi danni. Ricorderete che l'ultima volta è stato accusato di essere fidanzato con Nicole, che poi in realtà si trattava proprio di quella Nicole Biondi ex corteggiatrice di Aldo Palmeri. Ludovica Valli voleva portarla in trasmissione, non ne capisco il motivo, Nicole non ha voluto, perché probabilmente ha capito che l'avrebbero messa in croce e Lorenzo Riccardi di conseguenza è stato eliminato. La mia unica spiegazione, che mi sono data è che Ludovica non era veramente interessata a Lorenzo, e che non lo sia mai stati. Oltretutto lei ha occhi solo per Fabio Ferrara, è fin troppo ovvio. Oltretutto siamo a marzo e lei è lì da ottobre e ancora non ha baciato nessuno e credo che si bacerà unicamente con Fabio Ferrara a questo punto. Detto questo, Lorenzo Riccardi ha veramente una fantasia unica e infatti alla fine, dato che ormai si era abituato alle segnalazioni e ai suoi danni, ha deciso di farsi un'autosegnalazione e l'ha fatta proprio con Nicole Biondi e infatti ha scritto Nicole Biondi insieme a Lorenzo Riccardi. Personalmente non credo che Nicole e Lorenzo stiano insieme, nel caso contrario non andrebbero in giro a farsi vedere così tranquillamente in giro, questo è il classico atteggiamento di chi non ha nulla da nascondere secondo me.